Ciao a tutti cagnacci, come vedete è un nuovo format, ho cambiato lo sfondo, quindi si parla di completamente qualcosa di diverso rispetto a prima. Niente, vi volevo parlare un attimo del diritto, è un discorso che abbiamo già fatto, del diritto su YouTube. Purtroppo stavo pensando, qui su YouTube noi non possiamo tutelare le nostre idee, non è che ci mettiamo a registrarle come se fossimo in televisione, al cinema, al teatro, che registriamo le nostre idee, le nostre performance. Quello che facciamo. Quindi secondo me ci dovrebbe essere una specie di netiquette, una specie di patto tra consociati o tra persone che vivono nello stesso ambiente, che sia la rete o più specificatamente un portale come quello di YouTube, ci dovrebbe essere un patto o comunque il buon costume di citare le fonti alle quali ci rifacciamo. Se ad esempio noi facciamo un discorso perché l'abbiamo sentito da qualcun altro, se qualcun altro ci ha ispirato un'intuizione che abbiamo riutilizzato, se ci è piaciuto tanto un discorso e lo vogliamo inserire all'interno del nostro video, penso che sia importante la citazione. Vi parlo di questo perché mi è capitato con delle pagine Facebook, noi abbiamo avuto un'idea per creare una pagina di One Piece, io e altri ragazzi, siamo 10-12, a un certo punto abbiamo visto che la nostra pagina, che alcune rubriche e la veste grafica della nostra pagina erano state prese da un'altra pagina ancora. Allora io non mi sono voluto arrabbiare, ho detto no, però facciamo una cosa, qui dove noi non possiamo intervenire col diritto a difendere le nostre idee, difendiamoci con il dibattito pubblico. Quando succede qualcosa, di così, io ho due modi. Per tutelare la mia idea, per farmi riconoscere la paternità di qualcosa, non lo faccio perché, come si può dire, per onore, per riconoscimento, semplicemente perché reputo che, come io nella realtà potrei tutelare un'idea redditizia, qui su YouTube non lo facciamo perché abbiamo pochi mezzi e quindi due sono i modi per tutelarci: o fare una guerra, battaglia contro chi ci ha rubato l'idea, o aprire un dibattito pubblico sulla cosa e far conoscere agli altri la paternità di qualcosa. Pensateci, era una piccola riflessione che volevo fare, in più vi vorrei suggerire due video, questi qua e questo qua. Niente, guardatevi perché sono dei video di due bravissimi YouTuber. E ciao a tutti, cagnacci, volevo solo farvi vedere il nuovo format, ho cambiato lo sfondo, ci tenevo soprattutto a dire questa cosa, ma ecco, era una cosa che mi è successa in questi giorni, quindi non volevo andare più oltre, giusto farvi notare questa cosa. Magari l'approfondiremo, questo è il dibattito pubblico che si può fare grazie a internet e alla rete. Ciao.